Di misteri dell'antichità di cui parliamo nel nostro Atlante, insieme a Francesco Bongiorni, ce ne sono davvero tanti. Ci sono quelli che hanno conservato il loro aspetto misterioso per tantissimo tempo, altri che un po' lo hanno rivelato e altri che, insomma, si sono rivelati essere invece delle vere e proprie leggende. Però non sempre tutti questi aspetti sono così chiari, così netti, no? A volte ci sono delle leggende, a lungo ritenute tali, che si rivelano avere un fondamento di verità. Per esempio, a Chichen Itza, in Centro America, la capitale azteca, quando i conquistadores sono arrivati dall'Europa per impadronirsi dell'oro che sognavano di trovare nel nuovo mondo, raccontavano di questi rituali tremendi che avevano osservato, dicevano loro, sacrifici umani, e in particolare li spaventava moltissimo questa costruzione che si chiamava Tsompantli e che era composta da migliaia e migliaia di teschi umani, sovrapposti come in una gigantesca scultura, insomma. Sembrava effettivamente qualcosa di assolutamente fantasioso, anche perché non se ne sono mai trovate strutture di questo tipo. Almeno fino a qualche anno fa, pochissimi anni fa in realtà, a Città del Messico, dove appunto si trovava Tenochtitlan, sotto la cattedrale principale di Città del Messico si è ritrovato l'antico tempio ed è venuta alla luce proprio una di queste strutture, uno Tsompantli. Quindi tutti questi migliaia di teschi erano ancora lì, sepolti, che aspettavano di essere ritrovati. Quindi una storia leggendaria, a lungo ritenuto un'esagerazione dei conquistadores, i quali avevano in qualche modo anche bisogno di giustificare le loro violenze, no? Perché hanno in sostanza invaso un popolo, giustificandosi con la scusa che erano un popolo inferiore. Beh, alla fine quelle leggende, una di queste si è dimostrata vera, una terribile leggenda.